Vediamo come trovare materiale di qualità a partire dall'argomento di ricerca. Orientarsi nell'immenso patrimonio di una biblioteca universitaria non è semplice. Come prima cosa, devi scegliere se orientarti sui libri o sugli articoli. Se vuoi una panoramica d'insieme, se cerchi informazioni su un argomento vasto o generale, lo strumento ideale è il libro. Potrai trovare sia nei libri cartacei Consultando l'OPAC di Cocca in Subria, sia negli ebook, andando nelle piattaforme ebook della biblioteca. Se ancora non sei soddisfatto, puoi allargare la ricerca nel catalogo SBN, il più grande catalogo delle biblioteche italiane. Se invece l'argomento è molto specifico e vuoi approfondire un aspetto particolare, allora orientati sugli articoli. Dovrai cercare nelle banche dati. Che trovi in MetaVib. Una volta deciso su cosa orientarti, il passo successivo fondamentale per una buona ricerca bibliografica è scegliere le parole chiave. Puoi aiutarti con una checklist. Se la ricerca comprende anche materiale in inglese, traduci le parole chiave. Non limitarti a una traduzione letterale, ma cerca il termine tecnico più adatto ad esprimere il concetto. Scrivi tutti i sinonimi le varianti ortografiche, pensiamo ad esempio all'inglese americano, i termini equivalenti che ti vengono in mente. Se i termini sono noti anche come sigle o abbreviazioni o acronimi, prendi nota anche di questi. Naturalmente, l'elenco si arricchirà a mano a mano che troverai altro materiale, che ti suggerirà altri sinonimi o varianti. Scelta le parole chiave dovrai usare gli operatori booleani per metterli insieme. Sono gli operatori logici che ci dicono come unirle. Se vuoi che i due concetti siano presenti contemporaneamente, dovrai usare l'and. Se vuoi cercare due o più parole come sinonimi, usa l'or. Infine, se vuoi escludere un termine dalla ricerca, scegli il not. Nelle ricerche più complesse è consigliabile utilizzare le parentesi per stabilire un ordine di priorità nella lettura della stringa di ricerca. In assenza di parentesi, il sistema legge da sinistra a destra. Puoi utilizzare anche i caratteri speciali. Il troncamento, ad esempio, serve per velocizzare la ricerca e permette di cercare tutte le varianti che iniziano con la stessa radice. Le virgolette si usano invece per cercare i termini esattamente nell'ordine in cui sono scritti come se fossero una frase.